Buongiorno a tutti dalla vostra Moforuba. Continuiamo con l'avventura di Cat Quest e andiamo a cercare la chiave che apre tutti i portieri dorati. Allora, per andare a cercare la chiave, bisogna andare a trovare il nostro relitto, perché noi siamo arrivati con una barca che si è schiantata. Nel frattempo io vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi sui social, mettere un mi piace e condividere il video se vi è piaciuta questa serie, anzi di consigliarmene anche di nuove. Eccolo lì! Ci dovrebbe essere quello. Ma proprio qua sotto tu devi fare così alla bambina. Eccolo qua. Quindi qui è dove è tutto cominciato per te. Sei fortunato che sia passato al momento giusto. Percepisci una strana isola verso sud. Verso sud. Oh, c'è un isolotto. Ok, qua c'è un isolotto. X, la chiave d'oro, vedi? Livello 1. Dunque, vi chiedete come si aprono quei forzieri dorati? Eh sì. Andiamo. Qui contadini, come possiamo aprire il portiere dorato? Ci serve una chiave dorata, l'abbiamo fatta cadere nella caverna sud qui da noi. Forse a proposito, forse no, lo sappiamo solo noi. Sì, volevamo solo rendere la vita più difficile ai giocatori. A voi, tutto qua. Non chiamateci contadini, maleducati. Buona fortuna amici, ne avete bisogno. Ma questa è una missione di livello 1. E lo so, non è di livello 1. Immagino che non sia di livello 1, immagino che sia di livello molto più alto. Non sappiamo dove sia la chiave, però è meglio ripulire la caverna prima. Questa è tosta, perché mi ricordo. Perché non so, non mi ricordo cosa fanno, ma è tosta, sono tosti, ti seguono. Lui li abbiamo fatti fuori. Non è proprio livello 1. Mi ricordo che c'era qualcosa sotto che. Ecco cos'è che c'è. Se ti colpiscono una volta muori. Quindi non è di livello 1. Non è decisamente di livello 1. Cioè, è di livello 1. Cos'è che succede? Non devi farti colpire assolutamente. Quindi rallentarli va benissimo. Via. No, non mi seguite. Indietro, grazie, perché se no non ho più spazio. Sono tosti, sono molto tosti. Io non ho più mana, devo farmi seguire da uno. Questo è andato. Anche questo è andato. Segui un attimo, per favore. Via, via. Ho bisogno che si rallenti assolutamente per colpirlo. E io quello che mi recupero in. Ok, è andato. Tosto anche lui, forse piuttosto degli altri.
Ok. Via, via. Oh mamma. Devo per forza rallentarlo così. Se no. Via. No. Non ho visto a che livello è. Porca miseria. Dai, ma qua. Ma non è finita, mi manca un altro che devo farmi raggiungere, devo farmi seguire fino a qua per bloccarlo. Oh, ho rischiato tantissimo. Ah, trovi una chiave dorata. Che ansia, mamma. Ok, ovviamente di qua no, qua ho trovato la potente metodo del cappello. Il quarto potente metodo dell'altro cappello. Benissimo, quindi noi adesso abbiamo la chiave dorata, possiamo andare a aprire i forzieri in giro. Ah, qua c'era già un forziere, quindi io adesso se rientro ho di nuovo gli stronzetti qua che mi fanno morire, sì. Ok, vabbè, io li ho. Ok, cosa abbiamo trovato? Armatura, scatola. Vabbè. Adesso dobbiamo evitarli di nuovo, amabilmente, più. Usciamo, perché non la facciamo un'altra volta. Ok, va bene, dobbiamo tornare qui. L'abbiamo trovata, ottimo lavoro, dateci una cosa, possiamo tenerla. Siete disposti a morire per lei? Ma no, allora provate a combattere. E come? Dai. Stavamo scherzando, non ci servono chiavi d'oro, possiamo inserirle quei codici. Fantastico lavoro, amici. Andate a aprire tutti quei forzieri dorati, forza. Non c'è scritto. Perché non mi fa salvare? Fammi salvare. Ok, possiamo andare ad aprire i forzieri. Quindi, dove c'è la testolina? La testolina, la cima, no, la testolina, la cima delle grotte. Con ci sono grotte qua che abbiamo fatto, no, con la cosa dorata vuol dire che possiamo andare ad aprire non è che mi hanno dato tanti XP quelli là, però qui c'è una grotta e c'è. Ma non l'abbiamo fatta. E non la faremo. Qua siamo già stati. Voglio aprirne una. Qua. Ecco qua.
Livello 5, dobbiamo arrivare lì. Intanto ci facciamo un po' di... ci diamo tutti così malamente. Ci facciamo un po' di monetine, poca roba, ma vanno sempre bene. Ok, scoppia da sola. E voi, scoppia da soli. Vediamo cosa abbiamo qua dentro. Elmo di Thorn. Thorn. Ma l'elmo di Thorn mi dà qualche... no. Il cappello da mago mi dà più mana, ma... non c'è niente che mi dà più di quello che ho su. Questo mi dà quello, però mi dà meno magia, quindi no. Questo mi dà più magia, ma questo no, questo no. Questo non ho ancora trovato nessun potenziamento, quindi vabbè. Facciamoli fuori, prendiamo un po' di XP. C'è cioè l'uscita di qua, dai, usciamo. Bene ragazzi, abbiamo preso la chiave d'oro. Cosa vogliamo di più dalla vita? Adesso possiamo aprire tutti i forzieri che abbiamo e lo farò offline, perché tanto si trovano solo potenziamenti, solo, assolutamente solo potenziamenti. E quindi dalla Gat Vitale io vi saluto, vi rimando al prossimo video e ci vediamo. Ciao a tutti.